Alleluia, alleluia, alleluia. Siano lodati Gesù e Maria. Solo un breve pensiero, cari fratelli e sorelle, per ricordarci ancora una volta del valore della parabola o delle parabole del Regno che ci sono state presentate in queste ultime domeniche e che ancora ci vengono riproposte nel corso dei giorni feriali. Gesù si preoccupa, per evitare ogni equivoco, anche di spiegare in maniera più esplicita ai discepoli il significato di queste parabole, nelle quali viene preso in prestito l'esempio del seme e del seminatore che, rispetto al tipo di terreno che trova, feconderà e quindi farà produrre a quanto ha piantato il 30, il 50 o il 130 per uno. Naturalmente l'epilogo di queste parabole del Regno, benché collocate nella nostra storia e nel nostro mondo, si riferisce all'aldilà. Si riferisce al giudizio di Dio, si riferisce a quella cernita. Domenica scorsa si parlava dei pesci buoni e pesci cattivi, questa volta si parla degli angeli che, interpreti del giudizio di Dio, saranno coloro che guideranno e condurranno i reprobi all'inferno, verso la perdizione, e i giusti in paradiso. Sicuramente ci meraviglia una condizione definitiva di totale assenza di Dio e di pianto e di stridore di denti per i dannati di fronte a un Dio misericordioso e infinitamente paziente e clemente verso l'uomo, per quanto infedele e recalcitrante. Ma appare chiaro che noi prepariamo la nostra sorte, la nostra condizione eterna, dalla maniera e dalla misura nella quale viviamo qua giù. Quindi, in buona sostanza, il Vangelo di Dio, che oggi ci viene presentato, il Vangelo di Gesù Cristo, ci propone di vivere per conoscere, amare e servire il Signore e seguire, naturalmente, la sua legge che ci viene proposta questa volta dalla prima lettura, il libro dell'Esodo, dove si parla di Mosè che, dopo essersi ritirato sull'Oreb per 40 giorni, riceve il dono di 10 comandamenti, che sono quel binario, quella strada per seguire il progetto di Dio e per fare la volontà di Dio. Beato chi, come Maria, saprà ascoltare la parola del Signore e soprattutto metterla in pratica nella propria condizione, vocazione e missione di vita. Siano lodati Gesù e Maria.